Allora, Davide Massimiliano, anche a te vogliamo chiedere cosa è successo dopo che sei uscito da questo mondo. Ma la mia è stata una scelta, volevo dire che però quella più la cosa più dolorosa è il fatto che comunque io non abbia scelto di entrare nel testimone di Geova, ma diciamo che anche per sopravvivere ho scelto di battezzarmi all'età di 14 anni. Io ripeto, penso sia un modo di sopravvivere perché avendo dei genitori particolarmente io direi fanatici, tant'è che non ho più rapporti con loro, non sanno nemmeno dove io e mia sorella, che pure riuscita, viviamo. Dicevo, la sofferenza più grande è quella. Non ho scelto, un'infanzia mi è stata tolta, io non mi riferisco a un'infanzia normale, cioè quella che conducono gli altri. E queste cose non sono rimborsabili. Non esiste la possibilità di tornare indietro, di cambiare il corso della propria vita, della propria esistenza. Per quanto riguarda loro, invece, la scelta è stata durata, insomma. I rapporti, ovviamente, quando ho scelto di allontanarmi, si sono immediatamente raffreddati. All'inizio, per lo shock subito da parte loro, ho tentato comunque, mi sembravano abbastanza disposti al dialogo. Dopodiché praticamente si tornava sempre sugli stessi discorsi. Il figlio, comunque il figlio al prodigo che deve tornare per essere riabbracciato, un'interpretazione ovviamente troppo comoda per le persone che nascondono comunque, a mio parere, un'incapacità di amare, a differenza di quello che la Bibbia sostiene. Adesso i tuoi rapporti con i tuoi genitori in pratica sono inesistenti. Esattamente, non ce ne sono più, non sanno, ripeto, dove io abiti, il mio numero di telefono, escluso quello del cellulare, per onor del vero. E la cosa dolorosa è che non poter contare comunque su dei genitori, anche con tutti i loro difetti, con la possibilità di litigi come normalmente ci sono nelle famiglie, però il fatto che non ci siano per te e il fatto che abbiano amato solamente una loro figura immaginaria, una persona che se non corrisponde ai dettami, neanche biblici, ai dettami di persone che a mio parere fanno del denaro sull'ingenuità degli altri, beh, questa è una cosa veramente difficile da accettare, il fatto di non essere sostenuti, non essere amati per quello che si è. Grazie, Davide.